Sono Don Fabio, parroco di Monsano e San Marcello. Proprio oggi, 3 anni fa, sono stato nominato, sono venuto qui come parroco di San Marcello e Monsano. Vorrei parlare un po' della Caritas in questo periodo del coronavirus, una realtà che ho trovato molto organizzata, che seguono bene tante famiglie in difficoltà di tutti e due i comuni, di San Marcello e Monsano. In questo periodo qua ci ha avuto 2 difficoltà la Caritas, non solo perché sono aumentati i casi di necessità e che non ci sono state più le occasioni per fare delle iniziative per reperire dei fondi, quindi si sono trovati con più problemi e meno fondi, nel senso che non potendo fare niente le entrate che potevano essere utilizzate poi per aiutare le famiglie sono state di meno, quindi c'è stata un po' questa difficoltà che adesso si sta un po' regolarizzando. L'altra difficoltà proprio nei 3 mesi proprio dell'emergenza è che i volontari bravissimi, che sono circa 24-30 persone, essendo di età abbastanza matura, era consigliabile per loro non andare nei giorni loro stessi a fare questa opera di ascolto, di aiuto, di distribuzione dei pacchi viveri, per cui non era opportuno che loro ci andassero per non mettersi a rischio neanche loro, e sono stati sostituiti, insomma aiutati molto bene dai giovani dell'oratorio, dalla protezione civile, dal sindaco stesso, da altri volontari che li hanno sostituiti proprio molto bene, per cui la Caritas, almeno nella distribuzione viveri, in questi 3 mesi non è stata mai chiusa, ha chiuso solo la distribuzione dei vestiti per questo periodo. Adesso sta ritornando alla normalità. È una realtà bella questa dell'ascolto, dell'aiuto alle persone, non solo per quanto riguarda gli alimentari o i vestiti, ma anche per pagare, che ne so, le tasse scolastiche di studenti che non riuscirebbero, o per pagare delle utenze che non riuscirebbero. Ecco, certo, adesso c'è un po' il problema di rimettere su la macchina per reperire i fondi, per poi aiutare queste persone. Ancora non ci siamo accorti se la situazione del coronavirus ha aggravato un po', sì, però forse il problema uscirà fuori nei prossimi mesi, forse quando magari si accorgeranno che certe cose che prima andavano sicure adesso sono più in difficoltà. Un saluto, un ringraziamento agli operatori di Monsano Cult, le vecchie guardie che conosco bene, poi questi giovani che sto conoscendo adesso. E facciamo i complimenti per questa opera di valorizzazione degli aspetti più importanti, più belli della cultura locale, della vita di un paese. Per me recuperare le radici o quello che uno sta vivendo, le cose del passato, è sempre un'ottima occasione proprio per mettere delle basi solide, ecco, della vita comunitaria, quindi li ringrazio proprio per questa opera che stanno facendo.